Ciao Fabio, inizia la tua avventura al Levico Terme e passi dal Bozner con tanti gol a questa esperienza che dovrebbe essere o in eccellenza o in Serie D. Cosa pensi in questo momento e cosa vuoi dare alla tua nuova squadra? Sì, ciao, grazie, benvenuto e niente, sono molto felice di essere qui, ma non è una frase che di solito si usa sempre, non è retorica, sono veramente contento di fare questa sfida importante anche per me. E per quanto riguarda la categoria ancora non sappiamo quale sarà, però in ogni caso speriamo la D, però siamo pronti anche semmai a fare l'eccellenza senza nessun problema. Tante offerte che ti sono arrivate, soprattutto quella della Thailandia, se hai delle motivazioni perché hai rifiutato quella piuttosto che altre? Ma perché le ho valutate tutte bene e ci ho messo un po' di tempo a valutare tutto e alla fine se sono qua vuol dire che era il compromesso migliore per me e per proseguire la mia carriera. Nella scorsa stagione invece ti aveva già cercato Mister Manfredetti che ti voleva portare in quel di Trento. Quest'anno ti trovi a Levico sia con l'allenatore sia con Ferrarese. Quindi questo rapporto qua era già iniziato nella passata stagione? Sì, beh, con Manfredetti c'è un rapporto ormai da anni, ci giochiamo contro da 10 anni, quindi c'è un rapporto di grande stima, penso da tutte e due le parti, e quindi è stato l'anno giusto per trovarci insieme. Quanto riguarda Claudio, lo preferivo in campo sinceramente, perché è uno che qualche bel cross lo metteva, però adesso è in questa nuova avventura e si vede subito che è uno molto bravo, uno molto scaltro, e quindi sono felice di averlo come direttore sportivo. Ripeto, mi dispiace un po' che abbia smesso, perché mi sarebbe piaciuto averlo come compagno e come assist man, sarebbe stato sicuramente tanta roba averlo vicino.